Allora, cominciamo in attesa di collegarci anche da remoto con chi ha chiesto di collegarsi da remoto. In attesa del collegamento, comunque cominciamo, quindi dichiaro ufficialmente aperta la seduta. La parola al segretario. Allora, procedo all'appello. Borrelli Giulio. Presente. Menna Vincenzo. Menna Vincenzo. Devi mettere quel microfono là. Eh? Quel microfono là devi mettere vicino. Ma questo non è messo. Quello è il suo, questo è dell'aula. Allora, Menna Vincenzo. Orfeo Enzo. Apilongo Marianna. Orsini Giulia. Tumini Irenia. Farina Giorgio. Masilli Giuseppe. Ciarlatani Maria. Ciccarelli Flavia. De Marco Concetta. Del Vecchio Michele. Giuliani Annalisa. Cappellone Sara. Carunchio Alessandra. Auriemma Simona. Sciotti Angelo. È collegato? Ok, sindaco, può procedere. Allora, il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'insediamento del Consiglio Comunale e si comincia dall'esame degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale, delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi, e subito dopo si passerà al giuramento del sindaco. Tutti i consiglieri hanno reso le dichiarazioni sulle eventuali cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge. Dalle dichiarazioni non sono emerse cause di incompatibilità o di ineleggibilità alla carica di sindaco o alla carica o alla nomina di consigliere comunale, e quindi, non essendoci cause di questo tipo, propongo di procedere alla convalida dei 17 componenti il Consiglio Comunale, convalida che deve avvenire in modo palese. Chi è d'accordo? Marco. Ok. Registrato, segretario. Benissimo. Allora, a questo punto il sindaco procede al giuramento di legge e vi leggo la formula del giuramento. Avevamo previsto per oggi anche la presenza del prefetto, se non che, siccome è impegnato con Nancy Pelosi, che è nella città natale del nonno, oggi purtroppo non può venire, ma manda i suoi saluti e la sua vicinanza, e ci fa sapere che prossimamente, in una delle prossime riunioni del Consiglio Comunale, sarà presente. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione e per il pubblico bene. Subito dopo mi toglierò tutto, perché è data la temperatura in aula, è meglio stare come state tutti voi in modo, diciamo, più casual e meno formale. Detto questo, passiamo all'immediata eseguibilità. L'immediata eseguibilità. Si vota. Segretario, registrato? Per l'immediata eseguibilità, sì, da tutto.
Passiamo quindi al secondo punto all'ordine del giorno, che riguarda l'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale. Per questo adempimento ci servono tre scrutatori, che pregherei i vari gruppi che si sono già costituiti e hanno comunicato la loro costituzione via PEC, che hanno registrato già. Chi è per la... ecco, i tre scrutatori, che sono Ciarlatani, Ciccarelli e Cappellone, di distribuire, di distribuire le schede a tutti i consiglieri. L'elezione avviene a scrutinio segreto. La prima elezione riguarda il Presidente del Consiglio, quindi dovete solo scrivere il nome e il cognome del Presidente. Ciccarelli Flavia. E poi? Ciarlatani Maria. Cappellone Salvo. Allora, altri 30 secondi di tempo, dovete scrivere solo un nome, quindi. Avete votato? Allora, pregherei gli scrutatori di passare per i banchi, senza far alzare i consiglieri, di passare per i banchi e ritirare le schede votate. Oh, come fa il consigliere da remoto a votare? Può esprimere il voto anche eventualmente. Allora, il consigliere da remoto può esprimere voto palese, date le condizioni comunicative. Lo diciamo alla fine. Allora, alla fine, dopo aver fatto lo spoglio, aggiungeremo con voto palese il voto del consigliere Sciotti, che è collegato da remoto. Allora, se gli scrutatori si avvicinano... Lo puoi esprimere da ora? Lo puoi esprimere da là, no? Sì. Lo facciamo per ultimo, dopo che abbiamo verificato tutti gli altri. Allora, procediamo allo spoglio. I tre scrutatori e il segretario. Magari dite ad alta voce. Uno apre, uno passa. Allora, lei apre, passa e tu leggi. E uno legge. Il primo che apre legge il nome. No, aspetta, apri, lo dici tu e lei controlla. Alzate la voce per far sentire anche... De Marco. Concetta De Marco. Concetta De Marco. De Marco Concetta. De Marco Concetta. De Marco. Signora Concetta De Marco. De Marco. De Marco. De Marco Concetta. De Marco Concetta. Concetta De Marco. De Marco Concetta. De Marco Concetta. Il consigliere Sciotti, consigliere Sciotti. Sente Sciotti, scusa. Consigliere Sciotti, sente? Allora, come vota Sciotti? Perfetto, allora all'unanimità Concetta De Marco e il Presidente del Consiglio Comunale. Prego. Subito dopo, con lo stesso metodo, procediamo all'elezione del Vicepresidente del Consiglio. Quindi i consiglieri, gli scrutatori, scusate, distribuiscono le schede ai consiglieri. Gli stessi scrutatori distribuiscono le schede ai consiglieri, che adesso votano per il Vicepresidente. Mentre il Presidente prende posto accanto a me e subito dopo presiederà lei la seduta di questo Consiglio.
insistiamo, bisogna fare la parata, facciamo. Va bene, così, facciamo così a beneficio del perfetto. Allora, abbiamo tutti i consiglieri hanno la scheda? Allora, procediamo alla votazione. Gli scrutatori passano a ritirare le schede. Avete tutti votato? Eccetto Sciotti che lo dichiarerà in modo palese. Allora gli scrutatori tornano qua per lo scrutinio del vicepresidente. Fate sentire. Annalisa Giuliani. Giuliani. Giuliani Annalisa. Giuliani. Annalisa Giuliani. Annalisa Giuliani. Avvocato Giuliani Annalisa. Giuliani Annalisa. Annalisa Giuliani. Giuliani Annalisa. Giuliani Annalisa. Giuliani Annalisa. Annalisa Giuliani. Giuliani. Allora, manca ancora Sciotti. Consigliere Sciotti, consigliere Sciotti come voto? Ma perché ne sono 15? Dovrebbero essere consigliere 6. Sciotti. Chi è che non lo ridà? Annalisa Giuliani. Quindi all'unanimità votato anche il vicepresidente. Vabbè, là, consideriamo. Va bene? Allora, adesso assume la presidenza la Concetta De Marco e quindi proseguiamo con gli altri punti all'ordine del giorno. Ah, l'immediata eseguibilità. L'immediata eseguibilità, chi è a favore? A favore immediata eseguibilità, anche da remoto alzare la mano. All'unanimità anche l'immediata eseguibilità.